Alla presenza di genitori e bambini è stato presentato alla Città dei Ragazzi a Cosenza il progetto didattico promosso dall'isola che non c'era, rivolto alle scuole dell'infanzia, dal titolo Scuola-Famiglia, un binomio da custodire. Sì, effettivamente noi operatori della scuola sentiamo una grande necessità, quella di portare i genitori nella nostra vita scolastica con gli alunni, di riportarli nella dimensione dell'infanzia nel senso più profondo del termine. Vogliamo un attimo superare quelli che sono i discorsi legati unicamente alla cura del bambino. Pensiamo e crediamo che la scuola dell'infanzia e i bambini tutti siano soggetti portatori di cultura. Questo è un aspetto importante che contraddistingue la nostra scuola. Quindi oggi è una giornata proprio che vuole trasmettere ai genitori questo grande significato. I bambini sono la nostra cultura e noi siamo responsabili di tutto questo. Noi siamo una scuola paritaria, quindi siamo una scuola riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Siamo un asilo nido, siamo una scuola dell'infanzia e da settembre saremo anche scuola primaria. Siamo una scuola bilingue. Quindi vuol dire che nel nostro progetto educativo è forte quello che è proprio l'esigenza di costruire un bagaglio legato anche alla conoscenza della lingua inglese, per cui saremo una scuola che darà ampio respiro a quelle che sono le aperture culturali all'internazionalità.